We are now in the same family because he's spread on the regional agency side in the same system. Thank you very much for coming. Buonasera a tutti, ringrazio PAPIC e gli organizzatori per l'invito e per l'opportunità appunto di essere qui e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Come vi ha anticipato PAPIC, appunto io lavoro all'Agenzia Protezione dell'Ambiente e vi presenterò ciò che l'Agenzia sta facendo proprio nel campo sul tema delle specie aliene. Per chi non lo sa, l'Agenzia Protezione Ambiente dell'Umbria, le principali attività che svolge sono appunto controlli sulle fonti di inquinamento chimico, fisico e biologico sulle matrici ambientali, monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, e rifiuti, e il supporto tecnico-scientifico nella prevenzione primaria e nelle valutazioni di impatto ambientale, ma non solo. Quello che volevo sottolineare appunto è anche le attività che svolge l'Agenzia nel campo della ricerca e dell'innovazione, quindi con la partecipazione a sviluppo di programmi di ricerca, collaborazione appunto con istituzioni di ricerca e partecipazione a progetti europei. In questo contesto appunto l'Agenzia Protezione Ambiente dell'Umbria ha avviato insieme ad altri partner un centro sull'isola Polvese nel lago Trasimeno sul cambiamento climatico e la biodiversità di laghi e zone umide. Perché un centro appunto sul biodiversità e cambiamento climatico? Sembra banale, ma ricordiamo che dalla biodiversità appunto dipende la nostra esistenza in salute. Infatti, come sappiamo, appunto la biodiversità, il ruolo che svolge riconosciuto a livello globale il mantenimento dei servizi ecosistemici. E il cambiamento climatico, insieme appunto all'introduzione delle specie aliene e la distruzione degli habitat naturali, è riconosciuto appunto essere il principale fattore che contribuisce appunto al declino della biodiversità a livello mondiale. Le zone umide rappresentano appunto l'ecosistema, uno tra gli ecosistemi più vulnerabili a livello globale e che sta scomparendo sempre più velocemente nelle ultime decadi. Rappresentano appunto dei veri e propri hotspot di biodiversità e svolgono un ruolo centrale. Sono ecosistemi che svolgono un ruolo centrale nel mantenimento degli equilibri degli ecosistemi acquatici, dal punto di vista qualitativo che quantitativo. E come sappiamo, rivestono un ruolo fondamentale nello svolgere appunto importanti servizi ecosistemici che forniscono alla comunità. In questo contesto vorrei sottolineare l'importanza che rivestono anche le piccole zone umide e i ponds. E queste piccole raccolte d'acqua rappresentano appunto una tipologia molto eterogenea, ma che sono riconosciute anche dalla direttiva Habitat come dei veri e propri stepping stones che svolgono appunto un ruolo fondamentale, una funzione indispensabile per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie selvatiche. L'obiettivo principale appunto dell'istituzione di questo centro è proprio la conservazione e il ripristino della biodiversità a tutti i livelli. In dettaglio i principali obiettivi del centro sono appunto incoraggiare lo sviluppo e il coordinamento della ricerca di base applicata sulla conservazione della biodiversità, questo in collaborazione con ricercatori, professionisti e operatori nel settore sia a livello nazionale che internazionale. Promuovere appunto delle azioni per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali con uno special focus appunto sui laghi e le zone umide, includendo come dicevamo appunto le piccole raccolte d'acqua, gli stagni e supportare quindi una loro gestione sostenibile. Supportare
appunto di misure di adattamento per ridurre gli impatti causati dalle principali minacce alla biodiversità, come appunto la diffusione di specie aliene, la conversione e la degradazione degli ambienti naturali e il cambiamento climatico, e promuovere appunto l'uso di metodologie innovative per la protezione della biodiversità e conservazione, e ultimo ma non meno importante, la diffusione dell'informazione ambientale per rafforzare proprio, accrescere proprio il riconoscimento del ruolo che svolgono le zone umide nel mantenimento proprio della funzionalità degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici che appunto forniscono alla comunità. Le principali attività del centro si articolano su una serie di azioni principali che, partendo dal sistema regionale dei laghi e delle zone umide, si articolano su una serie di azioni, passando appunto studi specifici di bioindicatori come le diatomee bentoniche, fino ad arrivare appunto ad azioni relative alle specie aliene, come la caratterizzazione appunto delle specie aliene acquatiche in Umbria. Le collaborazioni a livello regionale, nazionale e internazionale e le azioni con istituzioni accademiche. Il sistema regionale dei laghi e delle zone umide appunto rappresentano una componente fondamentale per la conservazione della biodiversità a livello regionale, rappresentano dei veri e propri serbatoi di specie, ospitando spesso delle specie minacciate di estinzione, e rappresentano proprio delle aree naturali per il rafforzamento della resilienza degli agroecosistemi e per l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici nella nostra regione, in Umbria. L'obiettivo principale di questa azione è proprio consolidare un database a supporto della gestione delle zone umide regionali e promuovere appunto delle metodologie innovative per il loro monitoraggio, includendo appunto studi pilota. La nostra agenzia ha avviato tutta una serie di studi appunto sulla biodiversità dell'isola Polvese, che riguardano la biodiversità a livello micologico, fino ad arrivare allo studio dei mammiferi dell'isola, lo studio della vegetazione e lo studio delle orchidee spontanee, questo in collaborazione appunto con l'Università di Perugia, e la Regione Umbria e alcuni stakeholder locali e gruppi e associazioni. Come dicevo, abbiamo avviato degli studi proprio su degli importanti bioindicatori come le microalghe bentoniche, le diatomee, che appunto posseggono delle specifiche caratteristiche biologiche ed ecologiche anche attraverso l'uso di tecnologie di scansione elettronica. L'obiettivo appunto è quello di valutare la biodiversità, creare delle checklist e produrre degli atlanti e proporre anche dei metodi standardizzati per disegnare dei monitoraggi, delle attività di monitoraggio proprio di questi ambienti umidi. Il centro ARPA Umbria con il centro ha avviato anche delle collaborazioni, come dicevo, a livello regionale, nazionale e internazionale, e in particolare vi volevo porre all'attenzione questo progetto a cui stiamo collaborando come partner, finanziato appunto dal progetto lo sviluppo rurale dell'Umbria, che mira proprio alla multifunzionalità nelle aree parco, e l'azione che noi svolgiamo è proprio quella di creare una nuova figura professionale del farmer scientist e del fisherman scientist, con il coinvolgimento attivo del personale appunto delle aziende agricole e della cooperativa dei pescatori nel riconoscimento e identificazione delle specie aliene. Questo perché appunto vorremmo con questo progetto avviare un primo early warning system proprio nelle aree parco della nostra regione, come modello poi da esportare anche in altre aree naturali. E stiamo collaborando anche a livello nazionale con la Joint Research Unit di LifeWatch Italia, che ha svolto appunto delle analisi dei dati sulle specie, in particolare sulle specie aliene acquatiche a livello nazionale.
E abbiamo ospitato nel nostro centro, abbiamo avviato appunto delle collaborazioni anche con importanti istituzioni accademiche internazionali come la Texas A&M University e la Loyola University of Chicago, dove attraverso queste attività con gli studenti abbiamo appunto avuto l'opportunità appunto di sensibilizzare e formare i ragazzi proprio sul tema delle specie aliene, in particolare appunto le specie aliene del lago Trasimeno. E, entrando appunto nel focus della giornata, insomma delle specie aliene, una tra le principali appunto attività avviate dal centro riguarda proprio la caratterizzazione e la diffusione delle specie aliene acquatiche in Umbria. E, durante questa attività abbiamo avuto la segnalazione ed è stata individuata purtroppo la presenza di una nuova specie aliena nel lago Trasimeno, rappresentata appunto dal killer shrimp, il Dicerogammus villosus, che purtroppo appunto è riportato come essere una tra le 100 peggiori specie in Europa e quindi che sta portando diciamo degli impatti notevoli anche a livello della fauna locale, provocando appunto una diminuzione della specie locale di Echinogammarus. E in questo contesto appunto dato appunto sappiamo benissimo che le regolamentazioni europee raccomandano appunto lo sviluppo di sistemi di liste delle specie aliene di rilevanza regionale, quindi a livello regionale. In questo contesto appunto l'agenzia ha promosso l'avvio di un gruppo di lavoro proprio con lo scopo di valutare quali possono essere le principali minacce a livello regionale alla biodiversità in ambienti acquatici causati appunto dalle invasioni biologiche. E il lavoro si focalizza da numerosi e differenti gruppi tassonomici che vanno appunto dai cianobatteri fino ai mammiferi in ambito appunto acquatico e il gruppo di lavoro che è composto da ricercatori, professionisti ed esperti di diversi gruppi tassonomici, e alcuni sono anche presenti in sala e che vorrei ringraziare, che appartengono appunto a diversi enti e istituzioni nazionali, appunto come ISPRA, Regione Umbria, la provincia di Perugia, l'Università di Perugia, e anche professionisti del settore come il gruppo naturalistico ILA e l'istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche e l'Università del Salento. Questo gruppo sta lavorando appunto allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto editoriale proprio con lo scopo di caratterizzare le specie aliene acquatiche e legate agli ambienti umidi in Umbria. Vi riporto appunto brevemente alcuni dei primi risultati di questo percorso che abbiamo avviato. Come potete vedere, il numero totale delle specie aliene appunto nell'ambiente acquatico in Umbria è rappresentato da 95 specie. La maggior parte, come potete vedere dal grafico, appartiene al gruppo della fauna ittica. Però vorrei sottolineare che per fortuna molte delle specie segnalate sono soltanto accidentali e quindi non acclimatate, soprattutto per quanto riguarda le specie di uccelli acquatici, per fortuna. Inoltre, sicuramente quello che voglio sottolineare è che il numero delle specie appartenenti soprattutto alla fauna di invertebrati probabilmente è sicuramente sottostimato, perché questo è un problema a livello proprio nazionale, in cui i monitoraggi dovrebbero essere rafforzati in questo senso, in quanto le agenzie, i monitoraggi che svolgono le agenzie, secondo la direttiva quadro sulle acque, non è richiesto appunto l'identificazione a livello di specie e quindi probabilmente questo numero potrebbe sicuramente essere sottostimato.
Ho evidenziato appunto che sono 11 le specie che appartengono appunto alla lista delle peggiori specie a livello globale, 14 invece sono le specie che appartengono alla lista delle peggiori specie in Europa e ben 5 appartengono appunto alla lista del regolamento europeo. Facendo un focus, diciamo, sulle specie che gli esperti hanno indicato come invasive per la nostra regione e che rappresentano appunto circa il 20% del totale, come potete vedere la maggior parte proviene dalle regioni geografiche paleartica e neartica. Per quanto riguarda invece un'analisi rivolta alle cause di introduzione, purtroppo, ecco, vorrei sottolineare che ben il 50% è dovuta a cause volontarie, quindi l'introduzione è stata volontaria da parte dell'uomo. E questa in particolare appunto relativa alla pesca sportiva, attività di ripopolamento e anche appunto introduzioni appunto volontarie, mentre invece il resto delle introduzioni, che appunto sono dovute involontariamente, sono principalmente dovute all'introduzione come contaminante o per trasporto passivo. Anche nelle attività di ripopolazione a volte vengono introdotte delle specie aliene per errore. Quindi concludo, volevo sottolineare appunto l'importanza di garantire attività di monitoraggio e ricerca in questo settore e in particolar modo volevo sottolineare appunto che è fondamentale l'accrescimento della consapevolezza della minaccia che svolgono, cioè rivestita dalle specie aliene, soprattutto appunto dai cittadini che possono aiutare sicuramente gli enti pubblici a identificare nuove specie e intervenire quando necessario. E quindi, anche se appunto è stato ripetuto molte volte in questa giornata, sono fondamentali appunto le attività di prevenzione e di segnalazione precoce di nuove specie aliene. E chiudo con una frase a me molto cara, appunto di Stephen Jay Gould, che appunto mi è cara perché fa capire il ruolo, insomma, dei tecnici delle agenzie di protezione ambientale nel far conoscere meglio le risorse naturali, l'ambiente che ci circonda, proprio per consentire di poterle amare e proteggere. Grazie. Ci sono domande? Molti sono coinvolti nel progetto, compresi noi, per cui molto interessante, su base locale si applica a volte che è essenziale, non si potrà affrontare questo problema sullo scala nazionale. Grazie mille. Grazie a tutti.